Good morning Genova, noi ci siamo, non sei sola. In questo momento di emergenza sanitaria, anche le attività all'interno della nostra casa rifugio non si sono fermate. Abbiamo raddoppiato una seconda casa rifugio a indirizzo segreto per poter ospitare mamme e bambini in pericolo di vita in totale sicurezza sanitaria. La casa rifugio è una risorsa fondamentale. Perché quando una donna decide di separarsi e decide di sporgere denuncia, sono due momenti ad alto rischio per la donna. La presa in carico della donna inizia all'interno del centro antiviolenza, poi vengono effettuati con la responsabile della casa rifugio colloqui per valutare la motivazione, per valutare il rischio, per valutare la tenuta di questo progetto. Per esplicitare alla donna la tipologia d'accoglienza e le regole della casa rifugio. Decidere di intraprendere questo percorso comporta un cambiamento radicale, un allontanamento sia per la donna che per i bambini dai propri punti di riferimento, il proprio quartiere, il lavoro, la scuola. Pertanto l'elemento fondamentale è la volontà della donna di uscire dalla violenza. Così che con lei si possa creare, co-costruire questo progetto con tempi, modalità previste per poter uscire dalla violenza. L'obiettivo principale della casa rifugio è la protezione fisica ed emotiva per donne, mamme, bambini in pericolo di vita, indipendentemente dal loro luogo di residenza. È uno spazio protetto, segreto, e proprio questa segretezza è l'elemento che fa ripartire. È uno spazio dove si può rielaborare la propria vita vissuta nella violenza, le conseguenze della violenza, e si può rinarrare la propria vita ricostruendo il sé e il proprio valore come persona. All'interno della casa rifugio si fa un'osservazione della relazione mamma-bambino, perché si ha lo scopo di poter rinforzare la relazione tra la mamma e il bambino, perché la violenza ha inciso anche sulla genitorialità. In tutto questo percorso all'interno della casa vengono cercati e dati gli strumenti per poter raggiungere un'autonomia lavorativa e abitativa. La condivisione dello stesso appartamento, degli stessi spazi, della quotidianità, può generare degli conflitti. Le donne vittime di violenza hanno sperimentato che la risoluzione dei conflitti avviene attraverso la disparità di potere, attraverso agiti violenti. Nei momenti di condivisione, come il gruppo residenziale, possono invece sperimentare che si può risolvere un conflitto attraverso il pensiero, il confronto. Si può comunicare con l'altro in maniera autentica, nel rispetto di sé e dell'altro, cercando di comunicare ciò che si sente, ciò che si prova, e raccontare la propria vita senza giudicare l'altro, senza etichettare l'altro. La casa rifugio garantisce l'anonimato, la riservatezza, sia durante tutto il percorso all'interno della casa rifugio e sia a percorso concluso. Se stai vivendo una situazione di violenza, chiamaci. Good morning, Genova.